detto che adesso il dottor Giarre illustrerà sia anche proprio nel segno e correlato a tutto questo tipo di nuova attenzione che la società sta dando a questo tema. Moltissima strada è ancora da farsi, se tenete presente che il gioco d'azzardo è ancora lì che oscilla tra qualche cosa che si fa con il vizio, con il problema sanitario e il costume, per non parlare di altri aspetti che questa tematica comunque contatta e interfaccia, però è vero anche che cresce un'attenzione, cresce un interesse e anche in tutta la sua problematicità si sta rivelando quello che è questo tipo di problematica. Il progetto che oggi viene presentato e che ci vede coinvolti, che è in qualche modo anche ci ha identificato come punto di riferimento, diciamo, per tutta un'area più vasta che è della provincia di Venezia, ma anche fuori, e che appunto si fonda su dei poli di aggregazione, diciamo, è ambizioso perché vedrete in qualche modo vuole coinvolgere alcuni soggetti cruciali per questo tipo di problema, che sono la parte dell'amministrazione locale, la parte dei tecnici dei servizi, la parte dei gestori, per non parlare poi della scuola, quindi tutta una serie di situazioni che comunque hanno a che fare con il gioco d'azzardo in tanti livelli, dal punto di vista dei danni, dal punto di vista della prevenzione, dal punto di vista di quello che possono essere le scelte di politica locale che possono essere fatte e che devono essere fatte, se no effettivamente questo problema rimarrà sempre confinato a una dimensione un po' volontaristica o a una dimensione così che si presta anche a una non idonea valorizzazione che non è a non poterlo affrontare in maniera poi incisiva. Per me è particolarmente di soddisfazione accogliervi e partire con questo tipo di iniziativa e spero che anche nelle prossime giornate si possa anche arrivare, perché uno degli obiettivi di questo progetto è arrivare anche a qualche soluzione che sia anche poi di ricaduta concreta attorno a quelle che possono essere delle scelte operative, perché per contrastare e limitare questo problema è chiaro che occorrono anche delle scelte organizzative, politiche e così di attenzione. La nostra parte è quella di far crescere un po' una sensibilizzazione, un'attenzione e una valorizzazione a questo tema, e credo che questa sia un'iniziativa importante da questo punto di attività, e invece si cerchi di circoscrivere per poco in qualche modo aiutare tutto quello che invece il gioco d'azzardo porta a questo problema. Quindi è importante anche come filosofia di fondo che noi ci posizioniamo pienamente. La giornata di oggi, come avete visto, è articolata negli interventi del gruppo Torinese, che è il gruppo che gestisce, cioè che ha promosso e che in qualche modo è il fila di questo progetto, di cui il dottor Giarre poi è responsabile, e poi anche il contributo del dottor Fiasco, che